Amici, buongiorno. Allora, scusate per gli occhiali, ma questa giornata è iniziata veramente nel peggiore dei modi e viste le mie situazioni, gli occhiali erano la soluzione migliore. Nonostante l'inizio di questa, giornata non terribile di più, ho deciso comunque di portarvi in questa mia giornata perché a dire il vero, sarà una giornata super, super bella in ambito lavorativo, che è la cosa più importante. E ho deciso di farvi questo videovlog perché ci tengo a portarvi al 100% all'interno di quello che è il mio lavoro, di come lavoriamo io e il mio team in una giornata come questa e di tutto ciò che non vedete, quindi tutto quello che c'è dietro il lavoro di tantissime persone. Ho già finito di allenarmi perché questa mattina mi sono anche allenata. La giornata è iniziata così, con Mauro, io e Giacomo che ci alleniamo. Aspetta che sto facendo un po' di zoom. Stamattina mattinieri, non è mai successo. Madonna, sveglia alle 6. Ma stamattina Follia. sì! Ho anche fatto il close up. Com'è? Questo è l'ultimo esercizio di Giacomo. Io ho già finito. Sì, No. ora facciamo la mia cosa preferita, cioè stretching. Vero Mauro? Sì, ma dobbiamo fare una serie. No, ne abbiamo fatte tre. 3 più 1 qua. No, perché dovete sapere che Mauro si inventa sempre quante serie effettivamente io debba fare. Iniziamo dicendo tre, poi alla fine Sono 7. ne regala una in più. Ma prima di allenamento non mi sembrava il caso, insomma, di mostrarvi le mie condizioni. Vi dico in breve il programma di oggi. A mezzogiorno sarò su un set in quanto devo registrare una pubblicità per un brand di haircare. Comunque vi porterò, vi mostrerò cosa faremo sul set, tutti i compiti che hanno le diverse persone. E dopodiché nel pomeriggio fino a stasera avrò un sacco di eventi super super carini e voglio mostrarvi cosa si fa agli eventi, chi si incontra, chi non si incontra, perché andiamo agli eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Marzia, esattamente tra 5 minuti, mi viene a prendere. Infatti ho già preparato il borsone, ho già preparato tutte le cose che mi serviranno sia sul set che poi nel pomeriggio, perché sto fuori da oggi pomeriggio fino a questa sera. Una cosa che ho notato è che a non tutti è chiaro chi sia Marzia. Mentre tiro fuori la Lanui, perché a Milano è completamente inverno, quindi mi copro. Vi spiego un po' che ruolo ha Marzia nella mia vita e lavorativamente parlando. Marzia è la mia manager, lavorativamente parlando, è colei che organizza tutte le mie giornate e non solo, cioè fa veramente tantissime cose. Per esempio, ora io andrò su un set a registrare una determinata cosa che è stata decisa da me, la creatività è mia, però poi colei che ha messo in vita la creatività è proprio Marzia. Oppure quando mi servono vestiti per determinate occasioni, è lei che li va a cercare, li prende. Insomma, lavorativamente parlando è un po' letteralmente tutto. Dai, non è così male poi la mia faccia, vediamo. E nella vita reale poi è veramente un'amica, come una sorella maggiore, abbiamo un rapporto bellissimo, ci diciamo tutto, ci raccontiamo tutto, quindi è un rapporto che va proprio oltre il lavoro. Detto questo, scendo perché se arrivo in ritardo mi uccide. Voglio mostrarvi il mio look di oggi super velocemente. Ho messo questo Lanui, un maglioncino sotto bianco classico e questo jeans un po' baggy. Lasciamo stare le mie ciabatte, ora metterò le scarpe. E questo jeans un po' baggy di Bershka, che in verità è super bello. Sul set di questa mattina, eccoci qui, utilizzeremo questo bagno di questa camera d'hotel e siamo, ora vi presento il team, Marzia che ormai conoscete e lui è Enrico, il nostro videomaker Ciao. che crea tutti i contenuti che vedete. E basta, tu come stai oggi Marzia? Amore, va tutto molto bene. Bene, prima stavo raccontando perché non tutti hanno capito bene il ruolo che tu hai nella mia vita. Ah, vedi? Quindi ho spiegato che sei un po' tipo tutto, un po' una mamma,
un'amica, un'amica, un po' una consulente, un po' tutto. Una manager, fotografa, copywriter, io faccio tutto, ma oggi oggi anche psicologa, oggi anche psicologa, ma che comunque è una cosa che tendenzialmente facciamo un po' tutti i giorni. DJ, tutto. Allora ora vi mostro come ho organizzato un lavoro tipo quello che andremo a se lo organizzo io bene realizzare oggi, che ovviamente è stato organizzato da Marzia, anche prima lo stavo raccontando. Tipo oggi dobbiamo realizzare un TikTok e esatto. Delle storie e due set di storie storie. Esattamente. Ora andremo a dividere il tutto, capire da cosa iniziare. È uno script. Uno script che poi adatti al tuo tone of voice. Abbiamo terminato di girare, sono già le 3 di pomeriggio, non abbiamo pranzato, ma questi sono sempre i tempi e gli orari dei set. A Milano ha anche iniziato a piovere, c'è un tempo terribile con un vento tremendo. Tra l'altro fa freddissimo, io ho il maglione e ho freddo, cioè assurdo. Ora lasciamo l'hotel e ci dirigiamo verso tutti gli eventi che ho questo pomeriggio, purtroppo sotto la pioggia, quindi Milano sarà incasinatissima, ci sarà un traffico terribile, ma cercheremo di fare veramente tutto. Primo evento di oggi, siamo da The Ordinary, che è questo brand che sicuramente conoscete benissimo di skincare, tra l'altro veramente meraviglioso, se non l'avete mai provato vi consiglio estremamente di provarlo. Un piccolo banchetto in cui preparano questi mazzi di tulipani bianchi che sono veramente tra i miei fiori preferiti in assoluto. E poi qui abbiamo anche questo giochino in cui puoi provare a vincere un loro prodotto. La parte più bella è quella del cibo, no non è vero, non più bella, ma visto che siamo arrivati da un set senza aver pranzato è sicuramente super super apprezzata. Ah, per non piangere lascia partire questo video, così non piangeremo. Finisse domani. Allora, siamo arrivati all'evento di Audrey e ora Julie... Vi racconto la nostra grande novità. Vai, ti ascoltiamo. Un anno fa, a quest'ora di ieri, usciva in giù la nostra linea skincare. Le, che conoscete sicuramente. E un anno dopo, esattamente ieri, è arrivato il beauty. Abbiamo fatto 5 matite labbra, le nostre lip contour, tutte nelle tonalità nude, che con l'armocromia, con lo studio dei colori, abbiamo suddiviso in varie tonalità. Quindi ci sono le più chiare, le più scure, le più fredde, le più calde, marroni o rosate, insomma, okay. In base al gusto e al piacimento, abbinabile ai nostri lip cover, che sono i nostri rossettini, molto particolari perché sono ibridi. Esatto, prima, io ieri ho ascoltato le tue storie e sono venuta preparata. Anche queste abbinabili con le lip contour, bellissime anche in maniera indipendente, super nutrienti ed emollienti. Tu ora cosa indossi? Allora, io ho una combo un po' particolare, okay. In realtà non è proprio una combo perché sono 3 prodotti, arco di cupido esterno labbra nude numero 5, okay. Sopra in tutto il perimetro delle labbra ho messo la nude numero 2, quindi 2 tonalità di marroni, una più chiara, una più scura, scura. Ho fatto le okay. E al centro e come blush ho applicato la numero 1 delle lip over, il numero 1 delle lip over Bell Rose. Bello. Il rosa più chiaro. Ci piace, quindi puoi giocare ovviamente con certo, questi prodotti. Certo, ti puoi divertire assai se sei una fan delle di lip kit. La cosa bella, diciamo. Ah, buono. Ti ricordo un po' la sì, nonna. Sì. Però le texture sono super avanzate. Certo. È un mix, bello Giulia. Ore 18:30 finalmente sono arrivata a casa, solo che mi devo cambiare e riuscire al volo perché ho l'evento di Michael Kors. Questa sera poi vi mostro anche tutti i vari regalini che mi hanno dato oggi ai vari eventi. Questo invece è un pacco che mi è arrivato di Elf, no vabbè sto adorando. Bello, vabbè dopo ve lo mostro meglio. Per l'evento di Michael Kors ieri sono andata a fare il fitting. Il fitting è quando per un evento di un brand il brand decide appunto di vestirti. Quindi ho un total look Michael Kors 15:06. Sto andando a fare il fitting per l'evento di domani di Michael Kors. Oggi a Milano è lunedì, sta piovendo da tutto il giorno ed è una giornata terribile. Sono meteoropatica e si può ben notare dalla mia faccia come sto oggi. Quando intendo che a Milano c'è un tempo di cacca, intendo questo. Amici, è così letteralmente da tutto il giorno. Tutto il giorno così. Tutto, e sono già comunque le 4 di pomeriggio.
Ci siamo, dopo aver camminato sotto la pioggia, pronta per fare questo fitting. Sono tutta bagnata, guardate la mia tuta, ma va bene così. Voglio mostrarvi gli uffici mentre esco perché sono stupendi. Questa è l'entrata, avrei voluto mostrarvi su perché è veramente il tipico e classico ufficio americano, no? Solamente che eravamo super di fretta, le ragazze anche, quindi abbiamo fatto un fitting super veloce, eravamo tutti incastrati, quindi non sono riuscita a mostrarvi molto, ma vabbè, vi lascio. Questo qui è il mio look di questa sera, ho questo vestitino corto che con la pioggia che c'è, il freddo che c'è, direi veramente l'ideale, con il dettaglio come spalline, che ci sono queste catene, e poi abbiamo sopra un blazer, siccome fa veramente veramente freddissimo. Onestamente ho intenzione di mettermi sotto il vestito, magari un lupetto a collo alto, insomma adesso vedo di inventarmi qualcosa perché sennò così ho troppo troppo freddo. Dopo l'evento di Michael Kors avrei una cena, ma oggi ragazzi, emotivamente parlando, mi sono successe un sacco di cose personali, quindi non è che stia proprio benissimo, infatti sto capendo se mentalmente io riesco a andare a questa cena di lavoro meno, però ora mi preparo per Michael Kors perché sono già in iper ritardo, sono le 18:15. Io dovrei essere già uscita di casa. Invece sono ancora qui con i pantaloni del pigiama perché mi sono messa un attimo comoda, ma vabbè, ora mi vesto e usciamo. Look per questa serata. Ho messo il vestitino con sotto una maglietta perché sennò veramente muoio di freddo e domani sono ammalata. Non posso permettermelo anche perché domani parto per Roma per fare un progetto bellissimo. Quindi insomma, mi devo assolutamente coprire. Vestitino Michael Kors che è meraviglioso, disegna veramente il corpo in modo pazzesco. Infine aggiungiamo lei, un piccolo tocco di colore. Bene, sono pronta per andare sotto questa pioggia milanese e prendermi tutto il freddo. Andiamo. Arrivata a casa, è stata veramente una giornata super lunga, ma non è finita. Sono qui con Alice, la mia amica, abbiamo deciso di ordinare Mac, ma praticamente ci è arrivato l'ordine sbagliato. Noi avevamo preso solamente dei chicken nuggets da dividere, perché non è che avessimo tutta questa grande fame. E ci sono arrivati un Mac Toast, un Crispy Mac Bacon, un Gran Crispy Mac Bacon, le patatine queste qui, come si chiamano col formaggio? Le ricche, io stavo dicendo le happy. E le patatine normali, il toast l'ho già detto? Penso sì. E anche un Mac Toast e una Coca-Cola. Voi pensate, il povero Cristiano che aveva ordinato tutte queste cose, vedersi arrivare solamente 20 nuggets e una Coca-Cola. Poveretto. Ovviamente abbiamo già scritto all'assistenza, abbiamo già fatto tutto, solo che ha risposto un po' tardi, quindi noi avevamo fame, abbiamo iniziato a mangiare, ma tutto risolto. Più che altro mi dispiace veramente tantissimo per il ragazzo, la ragazza che aveva ordinato tutte queste cose. Sono arrivate semplicemente dei chicken nuggets. Ora sto qui con la mia amica che facciamo due chiacchiere. Pronta a mostrarvi tutti quanti i regalini che mi hanno dato oggi ai vari eventi. Partirei proprio con The Ordinary, che mi ha dato questo beauty onestamente super bello di un materiale riciclato, con all'interno un sacco di prodotti che ora vediamo insieme perché ammetto di non aver ancora sbirciato. Allora, abbiamo il primo che è lo struccante, abbiamo il tonico, questo qui è l'esfoliante, sì, poi abbiamo questo che è quello che mi incuriosisce di più perché è il siero per ciglia e sopracciglia. Questo lo voglio provare immediatamente. Oggi non sono andata a nessun evento di Elf, come avete visto, ma a casa mi è arrivato questo super pacco da parte di Elf con all'interno una quantità dei loro blush nuovi. Ce ne sono veramente tantissimi, con anche i Chupa Chups. Abbiamo tantissimi, non so quante colorazioni, oddio, siano esattamente. Sono 3, 6, 7.
7, 8 colorazioni. Inizialmente appena li ho aperto il pacco pensavo fossero dei gloss, poi mi sono messa a leggere e sono dei blush liquidi. Non vedo l'ora di provarli, ma anche come magari rossettini, perché secondo me sono super versatili. Li proveremo presto, ovviamente seguitemi sugli altri social che è dove sperimento un po' di più i make up. Infine passiamo ad Audrey, che Julie mi ha omaggiato tutte le nuove colorazioni. Abbiamo le 5 colorazioni delle matite che vi ha personalmente presentato prima Giulia e poi abbiamo ovviamente i 5 rossettini. Anche questi non vedo l'ora di provarli, sono super curiosa. Ve ne parlerò presto. Tra l'altro, parlando di blush, proprio ieri mi è arrivato un super pacco da parte di Rare Beauty con veramente tutti i loro blush, sia quelli nuovissimi, che è un mix tra i suoi iconici blush e il suo iconico illuminante, ma anche i suoi classici blush. Quindi diciamo che per i blush per un bel po' veramente una super scorta. Ora troverò il modo di provarli tutti, ma in vista dell'estate, appena mi abbronzo un attimo, posso sfruttare anche dei colori che ovviamente durante l'inverno non mi stanno proprio bene, quindi non vedo l'ora, anche perché il mio make up estivo è un po' di correttore e poi io vado di blush perché mi piace l'effetto tutto rosso. E poi domani andrò a Roma, devo ancora preparare le cosine, starò in verità in giornata, parto alle 9 di mattina e torno alle 10 di sera, quindi sto veramente veramente poco. Lavorerò un progetto nuovo per me, non vedo l'ora di raccontarvelo e portarvi con me, ma a giugno mi sembra lo scoprirete. Quando uscirà questo video mi auguro vivamente che non ci sia più questo freddo veramente invernale. Però, in caso dovesse esserci, voglio troppo, ma veramente troppo, consigliarvi lei. Non mi pagano per dirlo, quindi voglio consigliarvelo veramente dal mio cuore. Ed è il plaid riscaldabile di Imitec. Questa coperta sarà veramente la vostra salvezza. Io dovete sapere che dormo tutta la notte con questa coperta. Voi potete decidere innanzitutto... Ah, non vedete... Cavolo, si vedete. Decidere la potenza del calore. Io solitamente la metto a 6 prima di dormire, poi durante la notte la metto a 4 perché con 6 veramente morite di caldo. Potete decidere poi per quante ore tenerla accesa. Per esempio, io alla notte la lascio 9 ore, però per il momento la lascio semplicemente 3. Ora passiamo veramente al mio momento preferito della giornata, cioè quello di struccarmi, di fare skincare, farmi una bella doccia calda e mettermi a dormire. Oggi è stata una giornata intensa perché sono stata fuori veramente tutto il giorno. Abbiamo avuto i tempi molto stretti, come avete visto, ci siamo spostate da letteralmente un lato all'altro della città, che con questo tempo vi lascio immaginare il traffico. Però vabbè, ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Inizio lavandomi le mani. Io noto che veramente tantissime persone, prima di struccarsi, di fare skincare, non si lavano le mani, cioè si toccano il viso con le mani sporche. Ragazzi, no, non fatelo. Poi ve lo dico mentre ho tutto il mascara sbavato, quindi sembro anche molto poco credibile, però non fatelo, perché mentre vi pulite la pelle con le mani sporche, poi i germi o comunque lo sporco delle mani vi va all'interno della pelle pulita. Insomma, non è il massimo. Proseguo poi struccandomi. Io utilizzo quest'acqua micellare di Garnier. Mi trovo anche molto bene con quella di Bioderma. Chi come me ha la pelle super delicata, perché io tante volte con l'acqua micellare di particolari brand non mi riesco a trovare bene perché magari mi brucia, non mi strucca bene. Invece questa di Garnier oppure quella di Bioderma mi trovo benissimo. La di Bioderma utilizzo quella con il tappo rosa, mentre quella di Garnier ho questa qui con il tappo verde, che è quella per pelli miste e sensibili, oppure quella classica sempre con il tappo rosa. Dopo essermi struccata passo il latte detergente di Biologique Recherche. Se mi seguite sugli altri miei social sapete che è un brand di skincare che mi ha veramente rivoluzionato e sistemato al 100% la pelle. L'ho sempre trovata super bene, mi ha aiutato nei periodi in cui la mia pelle stava
malissimo, ma veramente malissimo. Lo vado a massaggiare bene, lo porto verso l'alto, in questo modo, sia per sciogliere e eliminare qualsiasi residuo di make-up, sia per pulirmi la pelle. E una cosa che voglio consigliarvi è di utilizzare il latte detergente anche quando non siete truccate, perché la pelle assorbe lo smog. E chi come me vive a Milano, ma purtroppo in qualsiasi città c'è smog, vi va a pulire la pelle appunto anche dallo smog, che non è per niente scontato. Ora sciacquo e poi mi vado a fare una bella doccia. E ora passiamo a tutte le varie creme. Inizio con il tonico sempre Biologique. Siero sempre Biologique, la mia skincare routine è composta solamente da Biologique. Infine, ultimo passaggio, io vado ad alternare queste due creme. Una che è l'Isoplacenta, mentre l'altra è l'Hydra Vist. Solitamente la sera vado ad applicare l'Hydra Vist, che è quella idratante, perché è un po' pesante per il giorno. Tende a non essere assorbita in maniera super semplice, quindi preferisco applicarla di notte. Vado ad applicare Siero Ciglia di Suede. Questo è veramente fenomenale, mi trovo benissimo. Io avevo detto di voler provare quello di The Ordinary. Come sempre mi ricordo le cose dopo, però va bene così. E ora passiamo alle labbra. In verità io utilizzo sempre solo il balsamo labbra di Rilastil, solamente che non lo trovo mai in farmacia. E tutti mi dicono, se vuoi te lo ordino, se vuoi te lo ordino, e io dico sempre di no. Ma non so perché io dica di no. Cioè, in verità dovrei ordinarlo, però tutte le volte quando sento la parola se vuoi te lo ordiniamo, dico no. Perché magari il giorno dopo mi dimentico di passare, perché mi conosco. Comunque, come sostituzione utilizzo la maschera di Laneige. Crema mani Nivea Soft, se mi seguite sia su Instagram che su TikTok, e ne ho parlato veramente tantissime volte, mi trovo benissimo, è super nutriente, super idratante, leggera, si assorbe facilmente. Io per esempio, che odio andare a dormire con la crema mani ancora sulle mani, che non si assorbe, non ce la posso fare, questa è perfetta. Bene amici, io sono pronta per andare a dormire, anche perché la giornata di oggi non è stata affatto semplice, emotivamente parlando, psicologicamente parlando, per diverse cose che mi sono successe, ma va bene così, domani è un nuovo giorno, quindi speriamo sia ovviamente meglio. Vi mando un bacino, vi aspetto ovviamente su tutti quanti i miei social e scrivetemi nei commenti che video vorreste vedere qui sul mio canale YouTube, che cercherò di fare il possibile per portarveli. Vi mando un bacino.